vogliamo fare per accogliere Gesù? Condividere con gioia per mettere in pratica l'amore di Dio misericordioso. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, mi rivolgo specialmente un momentino ai bambini. Vedete qualche cosa di strano stamattina? Qualche cosa di diverso? Che vedete? Avete visto che ci stanno questi scatolini? Sopra ci sta scritto qualcosa. E non avete notato più niente? Il vestito. Chi è? Quale vestito? Il mio? Ah, non me ne ricordo. E di che colore è il mio vestito stamattina? Rosa. Rosa? Sono diventata femminuccia. Vediamo un po', facciamo una domanda. Secondo voi perché due domeniche viola? Questa terza domenica? Rosaceo, bello, no? Che cosa? Mi mette un pochettino di allegria, è vero o no? E poi sentiremo perché. Allora, se abbiamo notato questo, abbiamo notato anche una grande cosa. Poi ci chiederemo dopo, chiederemo al Signore: Signore, ma che cosa ci vuoi dire? Perché il Signore, questo lo dico a tutti, il Signore non ci parla come sto parlando io a voi. Il Signore ha tutto un suo linguaggio misterioso, silenzioso. Noi abbiamo bisogno di un microfono per parlare. Dio ci parla nel silenzio del cuore. E come si fa sentire? E come si fa sentire? Per cui spesso noi abbiamo paura del silenzio e stamattina nel silenzio che noi cercheremo di avere sentiremo questo Dio che fa una cosa strana. Non ve lo dico adesso, ve lo dirò dopo, perché dobbiamo ascoltare prima la sua parola, poi dopo mi direte: ma questo Dio proprio, e non aggiungo nient'altro. Prepariamoci, perché questa gioia che ci viene anche dal vedere il colore del sacerdote, di vedere tutti questi piccoli segni, no? Che ci dicono perdono, gioia, amore, eccetera, possono parlare anche al nostro cuore. E per un momento facciamo tacere quelle piccole mancanze che abbiamo fatto durante questa settimana e che forse ci hanno impedito proprio di ascoltare il Signore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti. Le letture della liturgia di questa terza domenica di avvento si chiamano la
evangelico della gloria. La missione di Giovanni, di preparare i cuori alla giustizia concreta, verrà perfezionata da Gesù attraverso il comandamento dell'amore, che porta alla conversione radicale del cuore e ad un cambiamento totale del proprio stile di vita. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore ed esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Prima di trovare il momentino il canto, vi voglio dire le parole che canteremo. Canta ed esulta, perché grande è in mezzo a te è il Santo di Israele. Ripeto, canta ed esulta, perché grande è in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Insieme. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore, invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio.
rendiamo grazie. Parola del Signore. Che poi vi devo fare una domanda
difficilissima per bambini intelligentissimi. Andiamo, di nuovo. Di tutte queste paroline, stamattina, da quel pulpito, no? Da quel posto dove si legge la parola di Dio, abbiamo ascoltato una sola di quelle parole. Vediamo, ecco la domanda difficilissima. Qual è questa unica parola che abbiamo ascoltato o così oppure con il verbo? Alzati, alzati, agito, tu non lo sai questa messa, eh? Lo sai che questa messa è importante per te? Perché? Per la nonna Adelaide, bravo. E si vede che tu hai preso direttamente dalla nonna Adelaide. Allora qual è questa parola? Fammi sentire. La parola gioia. Bravo. Grazie alla dottoressa, teologa. Noi abbiamo i piccoli teologi. Voi pensate che questi sono creativi, sono creatori. No, questi sono, sono intelligenti. Allora, amici carissimi, oggi gira intorno tutta la domenica, ci ritorna a questa parola gioia. Ma c'è una cosa che stamattina mi ha sconvolto. Ve la vorrei farvi sentire. Vi prego di fare attenzione, perché dopo ce ne usciremo da questa chiesa perlomeno sconvolti. Volete sentire? Chi è che ha letto la prima lettura? Me ce la vuoi leggere? Per cortesia, molto lentamente, prima lettura. Poi gli ultimi versetti ce li leggerai parola dopo parola. Scusami, Barbara, seconda lettura. Prima lettura, chiedo scusa. Rallegrati, figlia di Sion. Rallegrati. Il profeta, questo è Sofonia, è proprio un piccolo profeta, non è Isaia, Geremia, eccetera. No, Sofonia, un piccolo profeta. Guardate questa stamattina che si permette di dire. Rallegrati, figlia di Sion. Sta parlando a Israele, ma sta parlando pure a noi, perché la parola di Dio questa caratteristica ce l'ha. Parla al momento in cui noi l'accogliamo. Sta parlando a noi stamattina. Chi è questa figlia di Sion? Io e voi. Io e voi. La nostra chiesa, la nostra comunità. Capri il mondo. Rallegrati. Perché? Grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore. Figlia di Gerusalemme. Non ti devi mica, non devi, no, grida, grida con tutto il cuore, ad alta voce, grida, vai. Il Signore ha revocato la tua condanna. Ah, di che condanna sta parlando? Di quella disgrazia che si chiama peccato, fratelli cari, anche se l'uomo moderno, noi siamo tra quelli, l'abbiamo esorcizzato, perché oggi non c'è più peccato. Ci stiamo talmente immersi dentro. E ascoltate, è stata revocata la tua condanna, è stato tolto il tuo peccato. Che bella gioia, vai! Ha disperso il tuo nemico. Chi è il nemico nostro? Chiamatelo per nome e cognome, non vi preoccupate. Se lo chiamiamo per nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, lo facciamo fuori. Che cosa c'ha il demonietto? Le corna. Quando è che viene tutto il tempo, non vi preoccupate. Va.
Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. Non devi avere più paura, io sto con te. Capite perché devo essere nella gioia? E gioia significa... ci metti a sorridere. No, gioia significa che ti esplode qualcosa dentro, che nessuno ti potrà togliere. Se è stata tolta la colpa, figurati. Se è stato debellato e vinto il demonio, figurati. Vai. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Tenete presente, c'è stato un verbo adesso. Non temere. Domenica prossima, quando verremo a messa, sentiremo un'altra volta questa parola detta da chi? Dall'angelo. A chi? A Maria. Non temere, Maria. Poi sentiremo domenica. Vai. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Qui stamattina io sono impazzito, vedete. Quando in questi giorni mi sono fermato a riflettere, a pregare su questa parola, beh, che tra di noi possiamo essere nella gioia, ma non so se adesso vi posso aiutare. Attenzione, ve lo faccio ripetere. Per cortesia, vuoi ripetere questo ultimo versetto, queste ultime mezze parole? No? Gioirà per te. Prima. Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Di che cosa posso avere paura se il Signore mi dà la forza e mi fa vincere contro le difficoltà che ci sono? Fratelli, alzate la mano in mezzo a noi chi è che non trova mai una difficoltà nella vita. Nessuno? Allora siamo normali. Un bacio. Siamo normali, fratelli cari. Soltanto che il problema qual è? Che di fronte a certe difficoltà, noi rischiamo di subire, di schiacciarci, perché la cosa più brutta, non lo dimenticate mai, sapete qual è? È quando noi ci sentiamo soli, soli, pur in mezzo a 100.000 persone, soli, che tragedia. Allora, ecco, stamattina il Signore in mezzo a te, Salvatore potente, sai a chi ti puoi rivolgere? Rivolgiti al Signore. Questo non c'è bisogno di essere né bigotti, né bizzoni, né qualcuno stuotto. No, no, cristiani, figli di Dio, so che papà mi vuole bene, ma non solo, non solo. Papà che cosa fa ancora? Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Avete mai sentito dire che Dio grida di gioia? L'avete mai sentito dire, fratelli cari? Ma è una cosa sconvolgente. Forse noi, scusatemi, ma io certe cose che le devo dire, noi per poter ridere un poco abbiamo bisogno delle cose sporche, le barzellette sporche, perché ci fanno ridere. Abbiamo bisogno di certi discorsi umani. Ma stamattina questo Dio di fronte a me che grida di gioia. Ma ci posso domandare un momento a questo Signore, ma che ti hanno che gioia con me, che sto con mia zia? Ma dobbiamo risentire un'altra volta, ci facendo tutto quello che abbiamo risentito. Il Signore in mezzo a te è un Salvatore potente. Se tu ti abbarbichi a Lui, ti attacchi a Lui, ti salverà. Vai, continua. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore. Io davanti a Dio sono niente di meno la provocazione della sua gioia. Dio mi vede e gioisce.
Ma chi stai pazzo? Chi stai pazzo? Ma che te ne da gioire con me? Va. Esulterà per te con grida di gioia. Esulterà per te con grida di gioia. Fratelli, questa è una sola cosa. Sono troppo importante per Dio. Ognuno di noi deve dirlo. Tu sei troppo importante per Dio. Dio ti vede e gioisce perché ti ama. Ti ama. Quest'amore è quello che ci crea. Quest'amore di Dio, questa gioia di Dio è quello che ci spinge a camminare, ad affrontare le difficoltà. Non siamo soli, c'è questa forza che non mi viene alle spalle come un calice, no, mi viene da dentro, quella forza che ti fa mettere continuamente in piedi, ti fa rialzare. Quando il popolo si è trovato di fronte a Giovanni, perché questo discorso ci ha preparato il Vangelo, quando Giovanni si è trovato la gente e parlava del regno di Dio e diceva una cosa, ti sei arrivato in mezzo a voi, Dio è con noi, il Signore è vicino. Allora la gente ha cominciato a muoversi da dentro, sentendo questa attenzione da parte di Dio, hanno cominciato a domandare, che dobbiamo fare? E le folle sono andate, hanno detto, adesso se passi un momento al Vangelo, hanno domandato le folle a Giovanni, caro Giovanni, tu che cosa ci dici? Che dobbiamo fare allora di fronte a questo Dio che ci ama, che è vicino a noi, che è in mezzo a noi? Risposta di Giovanni. Chi ha due tuniche, ne dia chi non ne ha. E chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vuoi essere felice? E guardate che sta parlando Giovanni, non teneva manca la tunica sua, perché vestiva di peli di cammello. Non teneva o primo, secondo, terzo, quarto o quinto in doppa tavola, no, teneva appena appena il miele selvatico, pigliava vicino all'albero. E che cosa dice? La gioia è donare. Chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha. E chi ha da mangiare lo dia agli altri. Poi chi arrivarono? I pubblicani, i mariuoli, quelli che facevano gli esattori delle tasse. Pure loro hanno avvertito, nonostante fossero degli schifosi, zoticoni, usurai, si sono sentiti toccati da questo amore, da questo Dio che ti vuole bene. Eppure loro vanno da Giovanni, che dobbiamo fare? Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Vivete di giustizia. Quando dovete raccogliere per le tasse 5, non 5-1, non 5-2, non 10. I pubblicani si arricchivano perché facevano il fatto loro, perché lo volevano loro. E poi addirittura lo sentivano i soldati a Giovanni, i cosiddetti odiati romani, i fetenti che non guardavano in faccia a nessuno. Eppure i soldati, sentendo che Dio li amava, che Dio non ripudiava, che stava in mezzo a loro, pure loro vanno e dicono, e noi che dobbiamo fare? È la risposta ai soldati. Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Vedete l'amore? La fonte della gioia di un Dio vicino a noi è la nostra dignità. E noi che cosa dobbiamo fare? Vi lascio cadere dentro il cuore questa domanda. E noi cosa vogliamo fare?
Noi che siamo amati così da Dio, noi che siamo fissati da Dio, che quando ci guarda grida di gioia, esulta per noi, che vogliamo fare? Diamoci la nostra risposta. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Non ho sentito. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che è venuto in mezzo a noi per portarci l'amore del Padre e soprattutto per farci sentire, Lui che è il Verbo, le grida di gioia di Dio per noi? Credo. Credete nello Spirito Santo che ci dà la forza interiore di essere degni di questa attenzione, di questa gioia, di questo amore e ci permette di rispondere con l'entusiasmo della nostra vita, con l'autenticità della nostra azione a quello che Dio ci chiede continuamente? Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Rivolgiamo adesso, come siamo abituati a questa messa, con il cuore dei nostri fanciulli, rivolgiamo la preghiera al Padre di sé e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci. Per arrivare il Natale, Dio caro Gesù, ti accolgo nel mio cuore con tanto amore, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Grazie Gesù perché ci insegna a donare amore, ad accogliere gli altri, donare oggetti ed essere onesti, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Caro Gesù, fa che tutti ti accolgano con gioia, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Caro Gesù, ti accolgo nel mio cuore con tanto amore, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tengo un'altra signorina che sta facendo dei gesti, Questa è preghiera, Questa è preghiera. Che vuoi dire? Che vuoi dire? L'ha detto, preghiamo. L'innocenza è preghiera. L'innocenza è preghiera. Che bello tenere questi bambini con me. Per Cristo nostro Signore. Se tutti.
trasformalo in cibo di unità e gioia per il tuo popolo. Accogli, Signore, questi doni, frutto della nostra condivisione. Sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre dell'Onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che atto il santo mistero da te istituito, e con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente consapevole e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Thank you.
santo fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, e offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Il Signore Gesù si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della nostra sorella Adelaide e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio in pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che toglie il peccato. Dite agli sfiduciati: coraggio, non abbiate timore, ecco, il nostro Dio viene a salvarci. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Thank you.
prima di metterci in piedi per la chiusura della celebrazione, volevo darle innanzitutto degli avvisi. Approfittiamo di questo momento di stasi. Primo avviso è un ringraziamento. Ieri sera abbiamo avuto con i nostri ragazzi, i giovani del laboratorio Don Angelo, abbiamo avuto una serata meravigliosa con la partecipazione dei genitori. Io voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi che hanno dato vita a questa festa e hanno sognato, ci diceva Donnello, con l'invito anche ai genitori di continuare a sognare. È stato un momento di gioia grandissimo, dove abbiamo potuto apprendere com'è bello stare insieme. Mentre partecipavo anch'io, ricordavo il Salmo, com'è bello, com'è gioioso che i fratelli stiano insieme. Ecco, l'oratorio è un momento di formazione, è un momento di gioia, è un momento di crescita. Secondo avviso, domani continueremo, perché comincia oggi, ma è domenica, la novena in preparazione al Natale. Facciamo lo stesso orario che abbiamo fatto per la novena all'Immacolata. 8:15 i fanciulli, sia quelli che stanno su a Tiberio vanno a San Michele, sia qui noi ci troveremo, facciamo un momento breve di preghiera, poi la colazione e poi i bambini, i fanciulli vanno a scuola, non normalmente, regolarmente. Poi alle 8:15 c'è la preghiera con la messa, alle 9 il Santo Rosario con la riflessione che faremo e poi a sera 5:30 con la preghiera del Rosario e alle 18 la Santa Messa. Così ci prepareremo anche spiritualmente al Natale. Terzo avviso, hanno inaugurato i ragazzi portando all'altare stamattina dei doni. Mi hanno detto prima della messa sono per la casa di riposo e io devo ringraziare tutti quelli che danno attenzione alla casa di riposo. Certo, abbiamo bisogno di che cosa? Gli anziani di che cosa hanno bisogno? Mi auguro che nessuno si offenda adesso, perché per aver detto in altra circostanza la stessa cosa che adesso dirò a voi, qualcheduno non è andato più all'ospizio. Se volete andare, non portate cioccolatini e caramelle. Se lo odia al petto dei nostri anziani, sapete lo schizzo, portate qualche altra cosa. Le balle di panettone, non c'è portate. Se poi non mangiamo le bicchiere, portate qualche cosa di più utile, anche una maglietta, anche un intimo, anche una sciarpa, bagno scuro, portate tutto quello che volete, però evitiamo queste forme che danneggiano. Quindi non vi sto dicendo non portate. Se mi portate farina, olio, certo, la cuoca se ne farà l'uso che ne sa fare. Non so se mi auguro che questo non vi urti nel sentirlo, anche perché adesso poi vi devo dire che questa settimana raccogliamo, come abbiamo fatto sempre a Natale e Pasqua, i viveri che volete donare alle famiglie bisognose e a capri ce ne sono. Capri non è solo la ricchezza, capri anche tutto il resto. Ci stanno famiglie che non possono arrivare alla fine del mese, se non lo sapete, se non mi fa vergogna dirlo. Allora, poiché qui abbiamo la preparazione in allestimento del presepe, chi vuole portare, anche in anonimo, non ci interessa, cose non deperibili. Ma portate algo, pensi ai banchi, poteva consegnato subito e mangiato in giornata, no? Alla cappella, la seconda cappella qui a destra,
c'è San Giuseppe. San Giuseppe sapete che è il patrono della provvidenza di Dio, perché è un pochettino il padrone di casa dove stava Gesù. Allora chi vuol portare qualcosa, lo porti lì, dentro l'altare di San Giuseppe. Poi a Natale, prima di Natale, lo distribuiamo alle famiglie che in fondo già conosciamo. Grazie. Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste oramai vicine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona settimana.